sono cresciuta così, per me è molto facile, anzi è fondamentale organizzare i pensieri scrivendo sulla carta. Quando ho iniziato a studiare calligrafia non c'era internet, non c'erano i cellulari, non c'erano le mail, ci scrivevamo tantissime lettere di carta. Ogni lettera ha con sé un ricordo che non è solamente il contenuto, ma è anche la sua forma e poi è una materialità. È sulla carta, c'è un contenitore che è la busta, c'è un francobollo, c'è un timbro postale, sono tutti oggetti molto diversi da quelli che sono le mail. Il testo nella calligrafia diventa immagine in qualche modo, può diventare anche immagine, cioè staccarsi piano piano da quella che è la forma e diventare di più immagine, meno leggibile. So, per leggere abbiamo la tipografia, per sentire abbiamo la calligrafia, perché ci permette di usare lettere tutte diverse a seconda di come le tracciamo o possiamo seguire anche il nostro stato d'animo. Il testo, averlo in qualche modo nella testa, non per forza riprodurlo in modo leggibile, è quello che è il nostro respiro anche. Lo strumento lascia un segno, ed è un segno che abbiamo tracciato noi, non stiamo schiacciando un tasto a cui corrisponde una lettera che è uguale per tutti.